Anticipazioni Tempesta d'Amore, trama puntate, dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020. Joshua lascia Denise. Lunedì 27 gennaio 2020. Denise trova finalmente un valente chirurgo in grado di operare con successo Christoph, che è ancora purtroppo in coma. Le sue condizioni sono veramente disperate. La donna decide di mettersi in contatto con il luminare per ottenere tutte le informazioni a riguardo. Questa volta Annabelle accetterà l'intervento oppure no? Lucy suggerisce a Romy e Paul di sposarsi in un affascinante castello. Sfortunatamente però la location prescelta si rivela troppo costosa. Ma per la Erlinger non è affatto un dramma. Camminando con il suo amato finisce in un posto dove è presente lo stesso prato del sogno fatto la sera prima, dove lei per giunta cavalcava un cavallo bianco. Felice dice all'atleta di voler pronunciare il fatidico sì, lì. Alphonse e Hildegard vogliono scacciare la martora in una maniera un po' bizzarra, servendosi di musica ad alto volume. Jessica ed Harry iniziano a ballare. I zombie Claire non sanno più che cosa inventarsi per scacciar via l'ospite indesiderato. Martedì 28 gennaio 2020. Denise incontra il famoso chirurgo e, eccitata, racconta a Joshua l'impressione che le ha fatto. La ragazza resta di stucco quando si accorge che il giovane Winter non è molto interessato alle sue preoccupazioni. È molto turbato. Cosa c'è che non va? Eva sente che Robert le sta nascondendo qualcosa, ma non ha la più pallida idea di cosa potrebbe trattarsi. Alla fine lo chef non può più nascondere il suo segreto e arriva a confessarle ciò che lui e Joshua hanno fatto. Romy vuole che il suo matrimonio si celebri nei pressi dello stesso prato del sogno. Sfortunatamente il pezzo di terra appartiene alla ricca signora Margit. Così Romy, Paul e Lucy la raggiungono per fare una proposta, ma l'anziana donna, nervosa, li caccia via. Grazie alla nipote di Margit, Francie, non è tutto perduto. La giovane assicura alla Erlinger che il suo sogno potrà diventare realtà. Intelligente, onesta e leale, Franziska Krumbielg, detta Franzi, interpretato da Lea Wegman, arriva al Fussenhof con un ruolo da vera protagonista. Mercoledì 29 gennaio 2020. Robert offre ad Annabelle le sue quote dell'hotel. Stranamente la Sullivan rifiuta l'offerta e gli fa un discorso molto ambiguo. Successivamente la ragazza chiede a Joshua di separarsi da Denise. Il giovane Winter che cosa deciderà di fare? Come si comporterà? Harry crea una trappola per la martora. Quando l'animale cade in essa, il veterinario fa una brutta scoperta, è gravemente ferito. Jessica si commuove quando vede il giovane prendersi amorevolmente cura dell'animaletto in fin di vita. Romilo e Paul riescono a soddisfare le richieste della zia di Francie. La Erlinger è al settimo cielo in quanto può organizzare senza problemi il suo matrimonio nella stessa location sognata pochi giorni prima. Giovedì 30 gennaio 2020. Jessica vuole impressionare Harry e prepara una cena a sorpresa per lui. Ma la serata non va esattamente come previsto. I preparativi per il matrimonio di Romy e Paul sono in pieno svolgimento e tutti sono in gran fermento. Lucy vorrebbe sorprendere gli sposi facendogli fare un giro in mongolfiera, ma scopre purtroppo che è molto costoso. Il budget che ha a disposizione non glielo consente. Poi però una brillante idea le viene in mente. Francie deve recarsi ad un appuntamento importante. Purtroppo un guasto alla bicicletta rischia di mandare tutto all'aria. La ragazza si innamora di lui a prima vista. Denise non riesce a capire la decisione di Joshua. È distrutta perché il ragazzo l'ha mollata per ritornare con Annabelle. Nel frattempo la Sullivan, felicissima, chiede al giovane Winter di partecipare all'imminente matrimonio di Paul e Romy insieme a lei. Venerdì 31 gennaio 2020. Lucy ha bisogno del massimo supporto per progettare al meglio la cerimonia di Romy e Paul. Mentre Hildegard e André si occupano della torta, Tobias prepara qualcosa di veramente speciale per i due sposini. Finalmente arriva anche Boris. Il matrimonio è vicinissimo. Franzi non riesce più a togliersi dalla testa l'incontro con l'affascinante cavaliere.
rivela alla giovane Erlinger di essere molto arrabbiata in quanto non gli ha chiesto il nome. Rivedrà mai più questo affascinante uomo? Jessica racconta ad Annabelle di essere molto presa da Harry. Non ha idea che ragazzo, però, nutra non poche riserve su una possibile relazione con lei. La Bronhoff in seguito si arma di forza e coraggio e dice di voler chiedere al veterinario un appuntamento. Un malinteso rovina tutto. Denise apprende che i medici sono favorevoli all'operazione di Christoph. Annabelle, tuttavia, si oppone di nuovo. Joshua si schiera dalla parte della Sullivan, deludendo tutti. Sabato 1 febbraio 2020. Romy e Paul non vedono l'ora che arrivi il giorno del loro matrimonio. Sebbene Lucy lo consigli vivamente, i due non riescono a trascorrere la sera prima delle nozze separatamente. Arriva il grande momento. I due promessi sposini alla fine riusciranno a dirsi sì? Annabelle capisce di essere riuscita a manipolare Joshua e a piegarlo al suo volere. Nel corso della cerimonia dell'atleta e della Erlinger, Denise chiede con rabbia al giovane Winter di essere onesta con lei. Crede che stia solo inscenando il suo ritorno con la Sullivan. Jessica confessa ad André di essersi innamorata di Harry. Lo chef le consiglia di suscitare in lui gelosia per legarlo a sé. La Bronhoff accetta e non vede l'ora di mettere in pratica le sue dritte. E di chi si servirà per far ingelosire il veterinario? E soprattutto le cose andranno davvero come da lei immaginate? Domenica 2 febbraio 2020. Annabelle riceve un messaggio drammatico avente a che fare con il matrimonio di Paul e Romy ed è quindi profondamente scioccata. Joshua crede che la sua ex ragazza non sia così egoista e perfida come tutti la descrivono. E la difende. Ma davvero può ritornare a fidarsi di lei? Eva e Robert vivono un momento spensierato. La Salfield purtroppo non è ancora del tutto convinta che i suoi problemi con il marito siano finiti. Tuttavia decide di godersi il momento. Durante un picnic insieme, Jessica scopre delle cose su Harry che la colpiscono molto. La giovane poi riceve un bellissimo complimento dal veterinario. Quando ritorna a casa felice, racconta ad André di essere sulla buona strada e certa che farà coppia con l'ex di Denise. Anticipazioni Tempesta d'amore. Puntate di marzo 2020. Paul bacia Lucy, che perde il lavoro. Annabelle droga Lindelberg. Una vera e propria escalation di colpi di scena ci aspetta nelle puntate che andranno in onda a marzo 2020. Paul bacerà Lucy per difenderla dallo scagnozzo di Christoph, mentre quest'ultimo, dopo aver fatto una scoperta sulla bionda Erlinger, deciderà di licenziarla in tronco. Ma non è tutto, perché nella nascente love story tra i due cognati si insinuerà la perfida Annabelle Sullivan, che per attirare il ragazzo nelle sue grinfie arriverà a drogarlo durante una cena insieme. Tim però, il protagonista della nuova annata, si accorgerà di tutto e metterà in guardia l'amico. Lucy diventa una benefattrice e viene baciata da Paul. Nelle puntate che scalderanno i nostri cuori a marzo 2020 vedremo Paul e Lucy, tra equivoci e difficoltà, innamorarsi. Essi si daranno una nuova possibilità dopo la morte di Romy, la quale volerà in cielo subito dopo le sue nozze con il Lindelberg a causa di un'insufficienza cardiaca causata all'insaputa di tutti da un drink avvelenato preparato da Annabelle Sullivan e in realtà destinato a Denise. L'atleta, dopo la dipartita della sua amata, sprofonderà nell'angoscia più cupa, finendo per cedere all'alcol e a comportamenti molto aggressivi. Un giorno a tal proposito litigherà di brutto con Michael, reo a suo dire di non aver fatto il possibile per salvare la vita della sua consorte. Il giovane Lindelberg troverà vero conforto solo nella cognata, la quale in poco tempo si scoprirà innamorata di lui. Come vi abbiamo già specificato, il primo ad accorgersi del tenero tra loro sarà Bella Moser, che una mattina li sorprenderà abbracciati. Terribilmente in colpa per la situazione venutasi a creare, Lucy farà di tutto per reprimere i suoi sentimenti, ma non ci riuscirà affatto. Sarà in questa complessa faccenda che si inserirà una nuova vicenda. Tutto avrà inizio quando la sorella della defunta Romy, un giorno, troverà casualmente nel bosco 1 milione di euro. E che cosa farà? Sorpresa, deciderà di utilizzare il denaro per rendere felici le persone bisognose del posto,
finendo per trasformarsi in una sorta di eroina. Gli spoiler a riguardo annunciano che comincerà a fare donazioni anonime agli abitanti di Big Claim, tanto che tutto ciò le varrà l'appellativo di Angelo di Big Claim. Tutti saranno contenti a parte Christoph, il proprietario, dei suddetti soldi. E per Lucy, purtroppo, le cose si metteranno molto male. L'albergatore cercherà di scoprire l'autore del furto. La bionda Erlinger, invece, incurante del rischio, continuerà le proprie opere benefiche, finendo per essere scoperta da Paul, che affermerà di essere molto contento della sua bontà e generosità. Un'altra persona al suo posto, infatti, avrebbe tenuto il denaro per sé. Purtroppo però il fratello di Alicia non sarà l'unico a scoprire la vera identità dell'angelo del paese. Christoph, infatti, sempre più invaso dai sospetti, farà pedinare la ragazza dal fidatissimo Schulz. Successivamente sarà solo grazie al tempestivo intervento di Paul che si eviterà il peggio. Infatti vedremo che per trarre in salvo la bionda Erlinger dall'uomo, il giovane Lindelberg dovrà fare qualcosa per non renderla visibile ai suoi occhi. E quindi la farà girare dalla sua parte, l'abbraccerà fortissimo e poi la bacerà con passione. Christoph però, sempre più arrabbiato, il pomeriggio seguente convocherà Lucy nel suo ufficio con l'intenzione di indurla a buttare il sacco. E quando Paul intuirà il tutto, penserà bene di raggiungere la cognata per esserle di ausilio. Purtroppo le sue aspettative saranno fortemente disattese. Il padre di Denise, furibondo, deciderà di licenziare la ragazza, che disperata, oltre ad aver perso la sua amata sorella maggiore, dovrà anche fare i conti con l'ingiusto licenziamento. Riuscirà a riottenere il suo posto di lavoro? Paul l'aiuterà in questo? Vedremo. Paul rischia di cadere nelle grinfie di Annabelle e scopre tutto. Purtroppo per la ragazza non sarà affatto facile ritornare a sorridere. Dovrà vedersela, infatti, con gli intrighi di Annabelle Sullivan, che approfittando di quanto accaduto inizierà a sedurre l'atleta. La Sullivan, infatti, quando Christoph uscirà dal coma, verrà smascherata. Alcuni suoi intrighi verranno a galla. Anziché finire in carcere, però, entrerà in un ospedale psichiatrico. La giovane comincerà a sedurre il terapeuta e a ricattarlo. Grazie a questo perfido escamotage, in breve tempo ritornerà a Big Claim e avrà un unico desiderio in mente: far coppia con il fratello di Alicia. Annabelle, per riuscire nel suo intento, inizierà un percorso di fisioterapia proprio con Paul. Lucy metterà in guardia il cognato dalla pericolosità della Dark Lady, ma tutto sarà inutile. Anche se l'atleta non ricambierà l'interesse per la Sullivan, quest'ultima riuscirà comunque a ringraziarselo, recitando la parte della vittima. Lucy un giorno assisterà ad una scena che non le piacerà e vedremo che perderà le staffe, arrivando persino ad aggredire la sua antagonista. Determinata a vendicarsi, la sorellastra di Denise obbligherà Christoph a farle un richiamo verbale. Poi, non contenta, fingerà di aver salvato Luna da una situazione di pericolo. Inoltre convincerà il personal trainer a recarsi a cena con lei e sfrutterà l'occasione per somministrargli un potente narcotico. E sarà così che Lindelberg sarà a un passo dal cadere nelle grinfie della donna. Non appena si riprenderà, poi, comprenderà di aver perso il controllo e non saprà darsi una spiegazione. Sarà soltanto grazie a Tim, il protagonista della nuova stagione, che Paul apprenderà la verità. Comprenderà di essere stato drogato dalla Dark Lady. A franco e determinato ad andare fino in fondo, si precipiterà da Michael e gli chiederà di prescrivergli al più presto delle analisi del sangue. Riuscirà a scoprire di essere stato ingannato? E la Sullivan pagherà finalmente per tutte le malefatte che ha commesso? Vedremo. Non resta che seguire attentamente questa storyline che ha veramente tanto da offrirci. Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.